Allora entriamo in un ambiente molto diverso e anche per la morra come per la bissa c'è questo legame fortissimo fra i paesi. Uno pensa che sia soltanto il luogo, l'osteria, in realtà la morra è in viaggio anch'essa, è un gioco che si sta trasformando profondamente nelle modalità, è molto organizzato oggi. Avete il piacere, noi abbiamo avuto l'immenso piacere di passare queste ore con voi, è stato veramente emozionante. Poi sentiremo anche dai suoni questa atmosfera incredibile che si crea intorno al tavolo dell'amore. Buongiorno a tutti. Prima di incominciare, non sarò lungo come quelli delle bisce, sarò un po' più corto. Vorrei salutare l'assessore allo sport del comune di Desenzano, perché io sono vice sindaco del comune di Barbaria, lo sport lo seguo anch'io. E le dico subito che avremmo piacere una volta di fare una gara qua sul lungolago oppure addirittura un campionato italiano. Dopo sono più lungo di lui se incomincio, è meglio che vada piano. Allora, io sono presidente dell'Associazione Compagnia della Morra che come sede è a Barbariga, però noi abbiamo rappresentanti di tutta la Lombardia come giocatori e come simpatizzanti. Siamo il gruppo più numeroso d'Italia, siamo in 150 iscritti. Non è che vada fiero per questo, perché dobbiamo girare di più tutta Italia. Il nostro presidente, perché noi abbiamo una tesserina, siamo iscritti al CONI, alla FIGAS, penso anche voi, che tutti gli anni mandiamo 8 euro giù a Perugia per essere regolari, perché sapete che la morra una volta era vista male, non si poteva giocare nelle osterie, litigavano e così. Io vi dirò una cosa, noi, il mio amico qua quest'anno ha vinto il campionato italiano da Matrice il 4 agosto, singolo, perché la morra si gioca singola, a coppie e a terne. Noi siamo partiti nel 2006 tramite qualche telefonata fra amici, ci siamo trovati all'Autogrill di Vicenza, siamo andati a un pranzo tutti assieme, eravamo uno di Ancona, uno di Udine, praticamente abbiamo fatto partire delle associazioni in quasi tutte le regioni. L'unica regione che non aveva aderito era il Trentino perché è autonoma, non voleva dare gli 8 euro di tesserina al CONI. Ma veramente, non sto scherzando, niente. Abbiamo istituito delle associazioni, l'ALAM, l'Associazione Marchigiana Amici della Morra, l'altra del Lazio, quella di Potenza, che quelli del Tocati Verona invitano quelli di Potenza al Tocati, non quelli di Barbariga, di Brescia, perché non lo sapevano veramente. Dopo ci hanno visto in Rai a fare una dimostrazione a B come sabato il 22 settembre. Allora ci hanno chiamato, abbiamo fatto l'incontro. Non ne abbia male, né, perché io vado schietto. No, no, va bene lo stesso. Al prossimo anno verremo, però dovremmo sapere la data in quando la fate, perché noi il nostro calendario lo facciamo a gennaio e mettiamo tutte le nostre gare. Quest'anno il campionato italiano della Morra si svolgerà a Marone. Lago di Garda, siamo al Lago di Iseo, perché noi nella Val Camonica abbiamo molti giocatori. A Marone c'è l'olio e tutte le. La Marone, te con il vino, invece questo è Marone. Niente, comunque lo faremo lì, vi spiego anche il perché. Un anno lo facciamo al nord, un anno al centro, un anno al sud. Quest'anno l'abbiamo fatto da Matrice perché toccava al centro, l'anno prossimo tocca al nord, ce la siamo giocata col Piemonte che volevano farlo loro, però è un'associazione più piccola di noi e l'abbiamo portata a Marona perché avevamo promesso al sindaco di Marona di farla lì. 3 anni fa l'abbiamo fatto a Orsi Nuovi nell'ambito della fiera agricola di Orsi Nuovi, è stata una bellissima esperienza anche lì. Noi una tappa importante del nostro campionato che facciamo è alla fiera del Casoncello di Barbariga, ormai un po' tutti lo conoscerete il Casoncello di Barbariga, che è sempre l'ultima domenica di settembre, facciamo la nostra gara. Il campionato italiano non lo facciamo più lì perché l'abbiamo già fatto tanti anni fa. Comunque partiamo, la Morra dicono che è nata con gli antichi Egitti, poi i Romani, poi i nostri soldati durante le notti fredde alle trincee giocavano a Morra, noi abbiamo imparato dai nostri genitori a giocare e abbiamo cercato di portare avanti questo gioco. A volte si discute, ma alla sera tutti andiamo a pranzo assieme o a cena assieme e le discussioni sono finite.
quando andiamo a giocare. Noi abbiamo le nostre tappe, tantissime in Val Camonica, tante in Val Trompia, però voglio rimarcare, visto che c'è la Regione Lombardia, mi sta a cuore questa cosa. Noi nel 2010, vi ricordate il ministro Ferri con l'alta velocità? Eravamo partiti da Aulla, perché andavamo a giocare anche a Aulla, a Massa Carrara, Marini di Massa, così. Erano andati a Bruxelles con i pullman per liberalizzare la morra. Perché se noi la facciamo nell'ambito di Sacra Paesana andiamo bene, se lo facciamo in un bar vengono i carabinieri e ci fermano la gara. E ci dà anche fastidio, non a noi, ma tanti che la fanno. Non è bellissimo che vengano i carabinieri e ti fanno chiudere la gara, sempre a livello di cose naturali, perché non mettiamo su 5 centesimi cesti di cose locali, formaggi, salumi, così. E non siamo mai riusciti a liberalizzarla, però andiamo avanti lo stesso, la facciamo nell'ambito delle sagre. E è già tanto, perché sennò dobbiamo essere fuori tutte le domeniche a fare le gare. E come ha detto quel signore lì delle donne che sono gelose, le nostre mogli ci mettono la valigia fuori di casa, perché dobbiamo essere in giro tutte le domeniche. E siamo andati avanti a portare avanti questo gioco. Solo che, non so se voi dalla Biscia o quelli che verranno dopo saranno come a noi o peggio, io non vedo i giovani avvicinarsi ai nostri giochi, perché se andiamo su, ti butto lì a Borno in montagna, qualche giovane c'è, andiamo in un'altra valle, qualche giovane, ma i nostri giovani, non c'è un giovane che vuole o responsabilizzarsi di prendere in mano un'associazione o qualcosa, o avvicinarsi ai nostri giochi tradizionali, che vanno a finire. E questo mi dispiace moltissimo, perché ti dirò una cosa, sono qua presenti tre miei amici, 3 anni fa siamo andati nelle scuole elementari, a una terza elementare, vedevano i bambini saltare sul tavolo a giocare a morra entusiasti, e avevano giocato anche nell'ambito della fiera del Casoncello, 2 tavolini di bambini per far vedere i bambini, quello che segnava i punti in piedi sul tavolo, e le maestre sono rimaste meravigliate. E noi abbiamo il nostro presidente nazionale che è di Ancona, di Camerano, che loro vanno moltissimo a fare queste dimostrazioni. Invece noi siamo un po' più pigri, mi metto dentro anch'io, perché non ti dico il perché siamo pigri, per la burocrazia che dobbiamo fare domanda al preside, la bidella non ci fa entrare in classe e andiamo avanti con tutte queste situazioni che non vanno bene in Italia. È ora di finirla. Regione Lombardia è qua che ci ascolta. Capito? Signora, guardi che è molto importante questo, perché i nostri giovani si allontanano sempre di più, vanno a giocare alle slot machine, si rovinano e non si avvicinano ai nostri giochi. Grazie, ho finito. Buon Natale a tutti. Allora, fa estremamente piacere sentire questi interventi sanguigni. Rispetto a quello che hai detto del Trentino, noi siamo stati in contatto fin dai primi anni con la Federazione Trentina, con Zingales, e io so che loro, rispetto al ragionamento che hai fatto tu, loro sono riusciti a liberalizzare il gioco della morra. Loro in Trentino non è più vietato. In Trentino non è più vietato, però probabilmente seguendo il percorso possiamo vedere se di ripercorrerlo, insomma, potrebbe essere un'idea. Poi so anche della difficoltà che loro hanno nell'affiliarsi a Figest. E sinceramente, vabbè, anche noi non siamo affiliati a Figest, pur avendo avuto più volte la richiesta. È proprio un concetto di fondo. Quindi, secondo me, questi incontri potrebbero servire anche per vedere di intessere un ragionamento anche con chi, in questo caso loro, la Mora Trentina è riuscita
ad essere liberalizzata, vediamo fino a che punto lo statuto speciale della provincia di Trento ha permesso questo e fino a che punto invece si può andare avanti anche al di fuori dello statuto speciale. Ma io ho piacere che avvenga questo, perché quest'estate sono andato in 3 giorni a Moena e così vedo fuori i cartelli gara di morra, sono andato a giocare alla morra, ho trovato vecchi amici del Trentino che 10 anni fa andavamo a giocare, che dopo loro non abbiano da dire a Figes o meno, però noi siamo fieri di essere in Figes, perché quando vai dai carabinieri e dici devo fare la gara di morra e siamo iscritti a Figes, tutto tace nell'ambito delle sagre paesane, nell'ambito invece se andiamo nei bar, quello è logico che non va bene. Poi volevo dirvi un'altra cosa che mi sono dimenticato prima, che quando noi giochiamo al nord giochiamo sul tavolo, mano piena sul tavolo e giochiamo. Quando vai da centro andando verso il sud giocano in piedi, come i sardi giocano in piedi, cioè paese che vai usanza che trovi. Noi quando andiamo a fare i campionati al sud dobbiamo adeguarci a loro, loro quando vengono da noi si adeguano a noi. Grazie. No, ma è giusto, è questo... Questo è significativo, no? Non è una caratteristica del gioco della morra il fatto che ogni località abbia una sua modalità. Noi lo riscontriamo in tutte le modalità di gioco. Tante volte le regole di fondo rimangono quelle e territorialmente ci sono delle peculiarità, ma questa è proprio la caratteristica del gioco tradizionale. Sì, ma la cosa interessante è che andando presso le diverse comunità i giocatori si adattano alle regole della comunità che ospita. E questo ci interessa moltissimo anche dal punto di vista dell'intercultura, cioè il fatto che lo stesso gioco sia veicolo di incontri, perché ci si incontra in tutta Italia, quindi c'è una dimensione assolutamente transfrontaliera che proprio non conosce frontiere, e allo stesso tempo c'è una capacità ad adattarsi alle regole gli uni degli altri, che questo è un tema molto molto interessante che abbiamo conosciuto anche con Aga. Mi farebbe piacere sentire Renata su questo tema della normativa regionale, perché l'essere sull'inventario, cioè il lavoro che stiamo facendo, potrebbe avere proprio come esito anche un esito a livello della normativa. Un secondo, dopo le passo il microfono. Volevo dire che anche noi abbiamo 2 donne che giocano a morra, una di Milano e una di Bergamo, che sono state campionesse italiane, e è veramente bellissimo vedere una donna giocare a morra. Come si sta trasformando? Perché no, uno dice ma è impossibile, invece purtroppo è vero. Grazie. Grazie della considerazione. volevo dare una parziale risposta al problema che ha sollevato. Dicendo questo, che adesso sarebbe il caso di approfondire la legislazione trentina, come è arrivata a questa possibilità, ma per quello che ci riguarda l'inserimento nell'inventario del patrimonio immateriale come gioco, come dire, è un riconoscimento del valore dal punto di vista anche istituzionale, quindi è come dire la regione che si prende carico di questo riconoscimento, quindi riconosce un valore culturale a questo gioco. Quindi nel momento in cui sarà inserito, poi vediamo quali sono le possibilità, perché in altri casi siamo riusciti ad avere delle deroghe rispetto alla legislazione nazionale. No, quello è un altro settore che non è il nostro, perché quello dello sport, oppure il tema anche del gioco, no? Tutto il problema sulla ludopatia, eccetera, che è un problema molto presente in Regione Lombardia, che però non riguarda direttamente la nostra direzione, perché poi siamo in un'idea che è invece quella della cultura. Però il riconoscimento come patrimonio culturale invece consente, e in alcuni casi è successo,
un'attenzione da parte del Consiglio regionale per proporre una deroga rispetto a quella che può essere una legislazione invece in tema di ludopatia, eccetera, eccetera. Perché loro si riconosce il valore culturale di questo gioco, il valore tradizionale, e questo comporta anche il processo di salvaguardia. Nel processo di salvaguardia c'è anche la trasmissione e quindi la possibilità di insegnarlo, la possibilità di entrare nelle scuole, eccetera. Quindi è un processo che si può avviare. Una burocrazia infinita per poter andare in una classe. O le faccio un altro esempio: volevo portare delle scolaresche fuori tema all'aeroporto di Ghedi a visitare la base, un 6 mesi preavviso, domande, non contro domande, non andiamo più da nessuna parte così. Grazie. Mi trovo sostanzialmente d'accordo con questo, perché nella burocrazia ci navighiamo anche noi tutti i giorni e purtroppo su questo possiamo far poco. Vuole dire due parole, dai, una testimonianza. Niente, un po' sulle regole del gioco, che un gioco deve essere giocato più che altro onestamente, perché il gioco della mora porta a diverse regole, uno se le crea quasi da solo. Se c'è un arbitro si riesce a giocare bene, altrimenti in certi posti dove non c'è l'arbitro, dove giochi senza arbitro divento un po' più... Io ho vinto quest'anno perché c'era l'arbitro, altrimenti col mio avversario avrei... che è un po' più furbo, avrei perso. Niente, dopo il gioco, come ha detto lui, si gioca... Si vince o si perde? Vado, certo. Si vince o si perde? No, il gioco, la regola vuol dire tanto, non è che... con le dita, ecco, con le dita uno le muove... Se ci sono quelli che sono capaci a muoverle sul tavolo, se giochi onestamente, che le butti belle dritte, bevono, quelli che bevono quelli che bevono dopo non capiscono più niente. Io non bevo perché altrimenti so già che perdo. Va bene, grazie. Comunque se andate su Facebook la Compagnia della Morra, noi le nostre gare le mettiamo su tutte, anche i video e tutto, ecco, se qualcuno interessa può guardarli. Ricordo che i problemi derivati dal gioco della morra non sono catalogati in problemi di sicurezza, ma problemi di ordine pubblico. Quindi se si riesce a rassicurare rispetto a questo problema, e in genere si riesce a fare, insomma, ecco. E anche la burocrazia, nel momento in cui per la scuola, perché non so, tutti e due eravate nella scuola, nel momento in cui si costruisce un progetto anno dopo anno per l'introduzione dei giochi tradizionali nella scuola, che potrebbe essere uno degli esiti anche di questo nostro progetto, cioè l'idea che le scuole della regione Lombardia introducono anche il gioco tradizionale nei programmi scolastici, come ci auguriamo che succeda, questo può facilitare moltissimo poi. Quindi ecco, siamo all'inizio, diciamo, di un processo che... Nella scuola tutti e due siete andati? È abbastanza straordinaria questo fatto di vedere come i bambini sembra che abbiano una memoria incorporata. Giocare con i bambini, non avevo mai visto giocare con loro. Questo è bellissimo. Giocano ancora adesso. Guarda, ti do assolutamente ragione, perché anche quando andiamo noi con il nostro gioco all'interno delle scuole, tu vedi che è... Ma certo che è un divertimento che... No, infatti, ma questo anche abbiamo fatto un lavoro in Toscana sull'improvvisazione poetica molti anni fa, è la stessa cosa, i bambini erano entusiasti e c'è stata una grossa domanda da parte delle scuole per continuare, perché tutti i bimbi, anche di non italiani... Io. Puoi chiamare 10 o morra è uguale. È il 10. Ma arriva dall'antico Egitto, dicono, l'hanno tradotto, non lo so da che parte arriva il nome morra. Ma ci sono delle ricerche. Faremo una ricerca.
Allora, una cosa che volevo chiedere prima di concludere, abbiamo parlato delle sagre, eh? Adesso tra l'altro i prossimi a venire sono proprio anche, dov'è Damiano, non lo vedono, eccolo, la sagra, quanto è importante per voi l'osteria, cioè il rapporto fra sagra e osteria, perché in questo momento quindi voi siete, ecco, questo ci interessa molto. La sagra è un punto di incontro di migliaia di persone che si fermano intorno ai tavoli a vedere, perché sinceramente anche quelli di 40 anni, io ne ho 61, non lo sanno che cos'è la morra, a meno che li abbia in casa un figlio, uno che gioca a morra o qualcuno, se no non è che sanno che cos'è la morra, capito? E nelle osterie invece magari siamo lì solo noi a giocare o 10 persone che guardano, poi se lo fai in un campo sportivo, in un posto dove la gente passa per andare alla sagra, si fermano, guardano, è anche bellissimo anche per noi vedere delle persone intorno ai tavoli che seguono il gioco, perché se siamo là da soli non è molto bello. È per quello che prima ho detto all'assessore qua sul Lungolago, in estate, tanta gente che passa, mi aveva venuto un'idea di farlo nel castello di Sirmione, però oggi siamo ad Esenzano, cerchiamo di farlo qua. Va bene. No, a livello nazionale sì, non puoi giocarlo se non hai la tessera per farlo nelle sagre paesane. Sì, no, sulle licenze dei bar è ancora proibito. È quello il proibito. Vabbè, su questo poi ci sarebbe un grosso lavoro anche di racconto da fare su quanto il gioco è stato lungo la storia, appunto, certo. Proibito, represso, certo. Poi tornato, quindi questo è un tema importantissimo sul quale ci sono anche tanti studi e che sicuramente, insomma, avremo modo poi di approfondire anche con studiosi, chi si è veramente occupato della storia proprio delle pratiche ludiche. Allora, salutiamo la Compagnia della Morra. Certo.